sono abituato a guardare. Guarda, l'unica preoccupazione non è che sei stato ammonito, no, per caso, che salti qualche partita. Sei stato ammonito. Non è che per caso. Una partita tranquilla, possiamo dire, alla fine, un pareggio meritato. Una partita, cioè dobbiamo dire grazie ai ragazzi, a me è relativo, perché alla fine sapevamo di quello che andavamo incontro oggi. Abbiamo parlato insieme al mister, insieme al direttore, ai ragazzi, di fare la partita loro, quindi senza pressione, di giocare come sapevano. E onestamente i ragazzi si sono fatti rispettare. Cioè, un punto esperato, penso, da parte di tutti. Perciò ora ci sono altri problemi da risolvere. Va bene questo punto, va bene all'ambiente, però adesso questa settimana speriamo che si risolvano tutti gli altri problemi che come pare ci sono buone possibilità per sistemare tutta la situazione. Ormai penso che stavate credendo ormai questa vittoria sia al 47esimo del secondo tempo. L'episodio del rigore, come lo interpreta? Sicuramente tutti avremmo messo la firma per questo pareggio. Però siamo stati al 42esimo, 43esimo e sta vincendo 1-0. 47esimo. 47, non so adesso, 47esimo. E prendere gol sul rigore, un rigore che onestamente non penso che, non sono sicuro, perché ormai stavo in trance con l'agonistica, quindi però c'era l'impronta della palla ancora sul petto e quindi penso che di averla presa con col petto. E la vorrei rivedere, solamente questa cosa, però va bene così, alla fine sicuramente il Biceglie non c'aveva bisogno di favori arbitrali, però se anche se questo rigore non c'era, va bene così comunque. Comunque Alessio, a quanto pare il Nardò è sempre il meglio di sé quando deve lottare. Ormai il mostro di Nardò è il toro, non vuole mai. A quanto pare. E ancora una volta abbiamo dato, purtroppo quando metti questa maglia, e anche se lo stadio non era pieno come altre volte, però il Nerino c'era nel sangue il calcio, quindi si sono fatti sentire, e pure grazie ai ragazzi della Juniores, ragazzi under, i miei compagni fino alla disavventura che è successa. E c'è il pubblico a Nardò, non lo scopro io, non c'è bisogno di presentazioni, perché alla fine oggi ci ha dato una grossa mano, ha caricato i ragazzi, perciò come ho detto prima sarebbe un peccato buttare tutto al vento. Anche l'assenza dell'ultra si è fatta sentire oggi, io comunque la cosa che mi dispiace di più è questa, però onestamente penso che se si dovessero sistemare le cose, cioè io conoscendo non penso che ci abbandonerebbero, li conosco troppo bene, perciò tutto quello che è successo fino ad oggi cerchiamo di metterlo da parte e speriamo di aprire una nuova pagina del calcio a Nardò. Niente Alessio, è stata un'impresa, diciamo, è stata un'impresa. Sì. C'è poco da dire, l'impresa. Guarda, io fino a un'ora prima della partita camminavo per strada per venire al campo, cose, e tutti mi fermavano, dicevano, ma ci devi la pace fare, ci devo... Però te l'ho detto Alex, io sono di Nardò, sono un ex tifoso, ex ultra, anzi perché tifoso sono ancora tuttora. E ho avuto la possibilità di andare via e io a differenza di altri, anche se con alti e bassi, ci credo in questo progetto,
non vedo la differenza di crederci all'inizio anno e non crederci dopo un mese, solamente una questione di coerenza. E perciò fino a quando io posso giocare le mie carte di giocare qui a Nardò, a me che non mi cacciano, fino a quando non mi cacciano io sto qua, perciò non intendo più spostarmi, fare sacrificio, giocare tutta l'Italia, perciò non, l'intento mio è quello di finire qui a Nardò, ho 32 anni, perciò quello che mi rimane di giocare spero di, spero che mi diano la possibilità di finire qua. E chi da dove? No, il calcio mai, perché se fosse stato per me 20 anni di carriera avrei giocato sempre a Nardò, però sappiamo che non è così nel calcio purtroppo. Va bene Alessio, bocca al lupo per questa settimana e per tutto il resto del campionato. Credo in lui. Ciao, grazie ancora. Il biglietto non è venuto.